Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questa nuova guida, la guida a Kirby 64. Una guida molto speciale, piuttosto vecchia diciamo, che è stato questo videogioco è stato prodotto dalla Nintendo nel 2000 e della saga di Kirby. Iniziamo subito a giocare. Qui si potranno imparare le prime cose fondamentali del gioco. Ma noi saltiamo. Questa è la storia in cui Kirby conosce questa fatina e dovrà aiutarla a recuperare le stelle cadenti per far ritornare la fatina a casa sua. Così andranno all'avventura in tutti i mondi dell'universo per cercare tutte queste belle stelle. E allora tuffiamoci in una nuova grande avventura. Come vedete, esistono vari mondi, ognuno di 5 livelli, di cui il quinto del boss. Come sapete, Kirby può assorbire i nemici e quindi usare i poteri che appunto contiene, se il nemico li conserva. Vedete, questo non conserva poteri, mentre questo sì, il potere del fuoco. Inoltre, in questo speciale gioco si potranno combinare tutti i poteri. Ecco, scusatemi, è un po' difficile combinarli. Vedete? Io ho combinato il potere fuoco con il potere lama e guardate che ottengo: il potere spada di fuoco. Beh, direi che è bellissimo. È anche molto forte. Vi consiglio di usarlo in questo primo livello perché è veramente molto molto forte. Man mano che andremo nell'avventura vi mostrerò i vari poteri. I vari poteri combinati, perché sono veramente caratteristici di questo gioco di Kirby. Abbiamo appena preso una bella stella cadente. Ok, prendiamo un bel pomodoro, potato, che ci ricaricherà la vita. Vedete, questi sono dei boss che ogni tanto durante i livelli bisognerà sconfiggere. Il boss principale di questo primo livello sarà l'occhio malvagio. Come l'occhio malvagio? Che cos'è? Ora ve lo mostrerò. Aspettate che ci arrivo. Questi sono dei cannoni, non si possono distruggere, mi raccomando. Perfetto. Abbiamo quasi finito. Ok, quello che ho appena distrutto era il potere bomba, che volendo si poteva anche combinare con il potere fuoco. Però lo vedremo. E poi questo potere a me sinceramente va molto bene. Va più che bene, diciamo. Ok, come vedete, ora vedremo l'occhio malvagio, perché noi durante la nostra avventura dovremo reclutare vari personaggi che si andranno ad unire al nostro team. Appunto, questo primo mondo appunto ci fa vedere come si conoscono i vari personaggi. Vedete? Ora si è trasformato in un essere malvagio. E sconfiggendolo ci darà la moneta, la stella cadente. Come vedete fa mosse speciali. Vabbè, con il nostro Kirby, con questo potere speciale, è molto facile. Infatti l'abbiamo già sconfitto. E ci arraffiamo la stella cadente. E abbiamo finito il livello. E ora lo arruoliamo nel nostro team. Ok, e abbiamo fatto appena il primo livello. Qui sarà questo pezzo sarà alla fine di ogni livello e sarà possibile prendere i vari oggetti che vi sono. Noi abbiamo preso una bella stella. Procediamo subito con il secondo livello.
Cambiamo potere, perché ora ce ne sarà un altro interessante. Non tiene il potere, mi raccomando. Prendiamo subito il potere bomba e lo combiniamo con il potere lama. Guardate che cosa otteniamo. Il potere ninja. È molto particolare come potere, però è carino. Lancia degli shuriken che scompaiono, però sono visibili solo quando si attaccano a qualche ostacolo. È anche molto bello, diciamo. Ed è utile anche nel corpo a corpo. Magari non lo perdiamo, sapete. Prendiamo il nostro pomodoro e andiamo avanti. Più andremo avanti e più troveremo poteri particolari. Ricordatevi, è sempre meglio cambiare potere all'inizio di un nuovo livello. Rende il gioco più avvincente, secondo me. Prendiamo tutto il cibo che ricaricherà la nostra vita. Ok, guardate qui. Questo è un nuovo potere. Se volete lo possiamo anche prendere. Ok, lo prendiamo, va. Guardate. È una specie di potere al plasma. Ovviamente, se si uniscono due poteri uguali, si ha un super potere. Guardate così. Otteniamo il potere elettrico potenziato, guardate. Molto carino. E così si può fare di ogni singolo potere. Quindi potete farlo di ogni cosa. Unendo insieme il potere elettrico con le bombe, si ha appunto questo potere, si ha il potere di una bomba elettrica. Però non ve lo consiglio, non è molto forte. Ora, grazie al nostro amico, andiamo avanti con i livelli e prendiamo le stelle che incontriamo. Kirby ha l'aspetto come paralizzato. Prendiamo tutte le belle stelle. Attenti che ora cadrà giù. Prendiamo questa bella moneta. Ecco, siamo morti. Però almeno, ragazzi, abbiamo preso la moneta. Era importante prenderla. Ricordate che è meglio che prendete tutte le monete che incontrate. Per una questione di completezza del gioco, io l'ho voluta prendere. Comunque, una volta che si muore, la moneta... la moneta non sarà necessario riprenderla. Scusate un attimo. Scusate ragazzi, mi ero dovuto assentare un momento. Continuiamo. Ormai siamo anche senza il nostro potere. Quindi cerchiamo di non morire. Cercate di cadere verticalmente. Ecco il primo nemico. Bisognerà prendere questi bei nemici e tirarglieli contro. Senti che vi faranno male, Certo, questo nemico è piuttosto innocuo. Infatti l'abbiamo già sconfitto. E arraffiamo la seconda stella cadente. E finiamo già questo livello. Ah no, scusate. Poi c'è questa pittrice dei poteri magici. Ogni cosa che dipinge diventa realtà. E come sapete ora, l'occhio malefico si impossesserà del suo corpo. E tocca a noi salvarla come sempre. Guardate quanto è brutta. In poche parole, non potremo colpirla. Dobbiamo soltanto distruggere i nemici che ci tirerà. Ovviamente nessuno di questi avrà un potere. Essendo disegni. Mannaggia. Questa è una specie di mummia.
Questo è un oggetto non identificato, immagino. Ora tirerà un mostro molto più forte e più resistente. Ok, ora lui ci tirerà dei blocchi di ghiaccio che dovremo restituire al mittente. Ogni volta si sposterà. State attenti a cambiare direzione. E l'abbiamo distrutto. Ora guardate chi ci manda una specie di occhio. Ah no, l'occhio malvagio. Questo ci tirerà delle palle oscure. Lo so che suona un po' male, però è così. Ecco, queste cose. E bisognerà colpirlo. In questo modo. E gli arrecheremo sempre più danni. Evitiamo il pericolo. Oh mannaggia. Ok, un'altra palla oscura. No, evitato. Ok, l'abbiamo sconfitto anche qua. Ok, ha perso i nervi ora la pittrice. E l'abbiamo sconfitta. E prendiamo la stella cadente. E ora è diventata nostra amica. Ormai la nostra squadra è quasi al completo. Manca solo un membro. Ok, continuiamo la nostra avventura. Tutti insieme, uniti e uniti, felici e contenti. Oh, prendiamo una bella stella verde. In questo livello prenderemo il nostro ultimo aiutante. Isana. Ma siamo qua per scoprirlo. Qui, questo è il potere bomba. Non vi spaventate. Tutti questi mostri non hanno poteri. Non fatevi ingannare! Guardate, potenziando il potere bomba con quest'altro bel potere. Mancato! Di solito distruggeteli questi blocchi. Questo potere è molto molto bello, guardate, eh! No, ma perché? In poche parole, potenziando il potere fuoco con un altro potere, si ottiene un potere veramente bello e simpatico. No, aspettate, vediamo se riesco a rifarvelo vedere. Aspettate. Guardate il mega potere fuoco! Ci trasformiamo in una specie di supernova, non so come chiamarla. Molto potente. E ci aiuta a svolgere i livelli molto velocemente. Entriamo in questo bel palazzo reale. Che in realtà è la dimora di un nostro amico. Avete visto come li facciamo velocemente i livelli? Ok. Prendiamo queste belle stelle e saliamo su. Attenti a questi mostri. Levano un sacco di vita. Excuse me. Scusatemi, ragazzi. No, mannaggia. Va bene, siamo riusciti grosso modo a scappare. Ora cerchiamo un potere perché sennò siamo veramente nei guai. Perché ha evitato il potere? Mannaggia. Ok. Prima di rientrare qua sotto andate avanti e ci sarà un bel tramezzino da gustare. In santa pace. Scendiamo giù. E ci sarà questa bella moneta
Come prenderla? Prima dobbiamo andare qui. Ciao pittrice, che ci dai? Grazie. Molto molto gentile. Guardate qui. Che cosa c'è? Un'altra bella stella. No. Ecco, questi mostri sono molto cattivi, state attenti. Non permettono di essere combinati con altri mostri. No, questo mi interessava. Mannaggia, mannaggia. Volevo combinarli come poteri. Ma perché non sono mai riuscito, sinceramente, a combinare il potere lama? Ecco. Ho pure sbagliato tasto. Ma non ci sono più nemici, mannaggia. Ho fatto un bel pastrocchio. Un'altra volta il potere lama. Saliamo per di qui. Va bene. Ci va bene sempre il potere lama infuocato. Non fa niente, a me piace comunque. Passiamo di qui. È anche bello da vedersi. Non dovete passare qui, solo in quello dove c'è la luce. Ecco, in questo. E saliamo su. Ok, e ora guardate il grande King Dedede, che trova il pezzo di stella. Ma guardate chi arriva. L'occhio malvagio! Che si impossesserà del nostro amico King Verede? Oh, povero King Verede! Ora è diventato cattivo! Beh, forse era anche prima cattivo. Però ora più di prima. Mannaggia! Fluttua nell'aria questo! È un pallone gonfiato! Ok, l'abbiamo già sconfitto. Come vedete non è stato un problema. E ora prendiamo la sua stella cadente. Ok, e ora arruoleremo anche King Verede nella nostra ciurma. Anche se lui fa il duro, in realtà ci seguirà. Ah, che bello il nostro King Verede. Eccolo qua. Perfetto. No, volevo prendere l'una. Vabbè, sarà per un'altra volta. Ora ragazzi, svolgiamo l'ultimo livello, il livello del boss. Dovremo innanzitutto sconfiggere questo brutto albero. Non sarà difficile. Innanzitutto dovremo prendere questi brutti alberelli. Beh, perché brutti? Sono piccoli e ci fanno male. Ovviamente con il nostro potere tutto è più facile. Ora vedete che il nostro amico albero si innervosirà e lancerà le proprie radici all'attacco e noi dovremo distruggerle. Ora lancia le mele, in caso non avessimo il potere. Colpiamo le sue radici. È molto semplice comunque da battere. State attenti, l'unica cosa alle radici che vi lancia. E l'abbiamo già sconfitto. È stato difficile? No. Abbiamo preso l'ultima moneta stella. E Kirby vi saluta. E ora guardate tutte le monete stelle. Aprono un varco verso un nuovo mondo. I nostri amici si buttano a capofitto. Tanto che cosa hanno da perdere? Soltanto la vita, ma a loro non interessa. Pianeta Rockstar. Ragazzi, nella prossima emozionante puntata scopriremo che cosa succederà ai nostri eroi nel pianeta Rockstar.
Continuate a seguirmi, vi aspetto!